Ragazzi, prima di partire col video vi ricordo di andarmi a seguire sul mio nuovo canale, il secondo canale che trovate qua sotto in descrizione, dove caricherò molto più spesso i video, anche gaming, tutto quello che faccio in live trovate nel mio secondo canale. Detto questo, lasciate un like a questo video, sono sicuro che vi piacerà. Scusatemi se qua non arrivano tanti video, ma è un periodo un po' impegnativo. Ora, buona visione. Era una giornata come le altre. Giocavo, lavoravo, cercavo di vedere che video caricare la prossima volta sul canale, facevo le call, le chiamate, ovviamente con le genitofole, e a un certo punto suonarono alla porta. Al che mi alzai, andai verso la porta e scoprì che... Ah, ma siete voi, prego, prego, finalmente vi faccio vedere la mia super villa comprata su Wish a soli 10 euro. Fidatevi, un offertone, perché gli spazi ce ne sono e tanti, quindi... Iniziamo dalla mia cabina normale, ragazzi, dove qua ho ovviamente tutti i miei vestiti, tutti i miei completi per le giornate di affare, davvero businessman. Come vedete, ho le cuffie da businessman, senza questo non siete businessman, quindi dovete avere le cuffie e dentro dei completi, scarpe, non so, un po' di camicie di Louis Vuitton, Gucci, giacche di Moncler, e ovviamente ci vogliono per i completi delle scarpe ad hoc, queste bellissime scarpe gialle della nuova collezione 2021 per quest'estate di Gucci, per Louis Vuitton, per Emoji, per Johnny. Le Johnnytofole, nuove scarpe di tendenza di questo 2021, non aspettare altro. Johnnytofole. E non può mancare ovviamente anche la collezione di orologi, Rolex, ovviamente, e mercati, cioè volevo dire robe di lusso, ovviamente da abbinare, ripeto, a queste favolose scarpe. Mentre alla mia destra, ragazzi, troviamo il mio bagno personale, che ci ho fatto fare dei lavori interessanti. Abbiamo la jacuzzi, il bagno turco, insomma, dove mi posso rilassare dopo un intenso lavoro. Vi faccio vedere una veloce occhiata, ragazzi. Come vedete, bagno splendido, marmo di Carrara, dei vestiti che la domestica, ovviamente, mi sistema ogni giorno, perché bisogna essere dei veri businessmen puliti e clean. E una delle zone più importanti è la camera da letto, dove appunto mi posso riposare, dormire, rilassare, e come potete vedere è molto molto ampia, ma soprattutto sul letto, ragazzi, è fantastico, un materasso credo che sia fatto con lana di alpaca direttamente dalle Ande, e qua vi assicuro che se ti sdrai ci rimani secco ore, ore e ore. Ah, e senza dimenticare una zona importante qua della stanza, io la chiamo la favela dei cavi, perché qui se salta qualcosa va tutto a fuoco, quindi è meglio non toccare niente, che così è a posto. Un'altra zona importante ovviamente è la cucina, uno degli spazi più grandi della casa, dove posso cibare, sapete, dopo tante call, tante riunioni da businessman, l'energia ci vuole. Quindi ci spostiamo, ovviamente sempre con le fantastiche Johnnytofole, Johnny by Gucci. Beh, anche qua, ragazzi, una cucina con piano di... Aia, porca! Anche qui marmo di Carrara e... Perché ci sono i bicchieri? E Carmela? Carmela? Qua ci deve essere un tavolo per mangiare, ma in realtà, visto che ci sono sempre ospiti che arrivano da Dubai, capite? Cioè, devo avere un posto per i miei collaboratori dove possono lavorare, quindi in realtà io mangio qui in questo angolino. Questo è il mio angolino del cibo. E ovviamente, ragazzi, per una villa che si rispetti di un certo valore, come quelle che si trovano su Wish, deve essere domotica, ed ecco perché tutte le luci sono collegate ad Alexa. Infatti, quando io devo registrare il mio studio, basta che dico Alexa, registriamo. Ripeto, Alexa, registriamo. Si spegne tutto, si accende la luce e l'atmosfera si crea. Bene, ed ora vi posso far vedere il pezzo forte di questa mega reggia, che è il mio studio, dove io lavoro e dove le mie idee diventano realtà.
diciamo che è la zona di cui vado più fiero, perché appunto è il cuore pulsante di tutta la casa e dove la magia avviene. Ovviamente di solito è disordinata 5 volte tanto, ma quello che mi piace di più è il mio cable management, che sembrano le liane dell'Amazzonia. Veramente pazzesco, ma sistemerò, promesso. Ebbene ragazzi, questa era veramente la mia casa. Credo che non ho mai fatto un home tour o un setup eccetera eccetera. Spero che abbiate apprezzato l'ironia, ed ora mi posso togliere queste cuffie da businessman. Però immagino abbiate capito in questi giorni, in queste settimane, che ci sono un sacco di cambi, un sacco di cose nuove in arrivo, e io appunto cambierò anche casa, dove magari tramite i video riuscirò a raccontarvi passo dopo passo ciò che sto creando e le novità che stanno arrivando. Però ci tenevo particolarmente a fare questo video, a farvi vedere dove ho vissuto per questi 2 anni, da quando mi sono trasferito a vivere a Milano, anche se io già lavoravo a Milano ma non vivevo qui. Per necessità ho dovuto prendere un appartamento, che per fortuna ho subito trovato, e con il budget che avevo era l'unica cosa che potevo permettermi, perché Milano ragazzi è veramente carissima. È un monolocale molto piccolo, che però per questi 2 anni mi è servito per concentrarmi nel mio lavoro. Potevo mangiare perché c'era la cucina, c'era un bagno, insomma avevo le piccole cose di cui avevo bisogno. Perciò in questi 2 anni questo appartamento mi è stato assolutamente fondamentale, anche se come vedete non è un granché, ma da dove vengo io diciamo che questo era già qualcosa. Quindi sono sempre stato di poche pretese e mi sono sempre fatto andare bene ciò che avevo. Ma finalmente è giunto il momento, il periodo in cui posso avanzare e fare uno step successivo, che avverrà tramite la casa nuova, dove avrò più spazi, studi e tante cose che ho in testa che voglio assolutamente condividere con voi. E vi ho fatto vedere questo video, questa casa, parlarvi un po' di questa situazione, per essere un attimo da esempio, da raccontarvi ciò che c'è dietro al canale e a tante cose che magari la gente non sa minimamente. E a volte tocca diciamo stringere i denti per poter continuare a sviluppare i vostri progetti, i vostri obiettivi, tutto quello che volete. Bene, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che non ho smesso di giocare ai videogiochi, perché sono sempre stati la mia passione. Quindi mi trovate nel live su Twitch dalle 16 in poi, e sul mio secondo canale, che trovate in descrizione, dove caricherò video gameplay, video delle live e tante altre cosette. Nel frattempo qua vi racconterò mano a mano tutte le trasformazioni. Detto questo, lasciate un bel pollice in su, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qua sul canale. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, se avete avuto esperienze del genere o qualsiasi vostro pensiero. Fatemi sapere, bravi. Ciao ragazzi.